Questa idea della coppola quotidiana, lei quindi l'idea di pensare di svilupparla all'interno del comune, con gli assistenti sociali del comune, o allora, cioè come si può fare? Ti dico da dove nasce tutto questo, oltre che nascere dalla mia esperienza che ho fatto a Milano. Io ho già da un anno messo in piedi a Roma una cosa che si chiama Linea Amica. Linea Amica è un contact center con 100 persone, l'avete visto, la pubblicità, dappertutto, è un contact center con 100 laureati al telefono e altri 100 nelle retrovie per risolvere i problemi di tutta la pubblica amministrazione in Italia. Abbiamo avuto milioni di chiamate e la caratteristica di questo contact center è che non ti molla, cioè una volta che viene agganciato per un problema, finché il problema non è risolto, ti richiama, ti richiama, questa è la regola, cioè deve essere una cosa che non ti molla, non è qui, si rivolga alle finanze, punto, no, tutt'altro, cioè prende in carico il problema, qualsiasi tipo che riguardi la pubblica amministrazione, e finché il problema non è risolto o avviato a soluzione, la persona contattata non molla. Sta avendo un successo straordinario, provate a telefonare, tra l'altro abbiamo aperto anche un piccolo Linea Amica in Abruzzo, con 30 persone in Abruzzo per risolvere i problemi dei terremotati, eccetera, eccetera, sta avendo un successo strepitoso. Per dirla tutta, Letizia Moratti ha fatto il suo contact center del Comune di Milano a immagine e somiglianza della mia Linea Amica, e va bene. Dentro questo, in più, lei rispetto a me, ha fatto il settore anziani, e questo settore anziani è un contact center del comune, pagato dal comune, organizzato dal comune, con tutto il coordinamento del comune, dentro di cui ci sono delle persone specializzate che in contatto con tutti i servizi del comune, perché poi se l'anziano ha un problema fisico bisogna attivare un settore, se ha un problema della casa un altro settore, se ha un problema di approvvigionamento cibo un altro settore ancora, e se ha un problema occorre contattare un altro settore, quindi è un nucleo intelligente, personalizzato uno a uno, e cioè sempre lo stesso operatore chiama sempre le stesse 30, 40, 50, 100 persone al giorno, tutti i giorni, avendo la scheda familiare, personale, sanitaria della persona chiamata, per cui quello diventa proprio un amico. Io ho detto coccola, coccola di servizio, coccola affettiva, coccola antisolitudine, coccola organizzativa della vita, rete familiare, perché spesso ci sono baruffe tra i figli, baruffe tra questo, tra quell'altro, e allora c'è anche un tentativo di rimettere tutto insieme. Io ho visto, funziona benissimo, e io farò questo, e il comune troverò le risorse per pagare e per mettere in piedi questo contact center per gli anziani, ovviamente tutti quelli che decideranno di volerlo. Nel senso. Non solo i casi sociali. No, tutti, perché i casi sociali sono già monitorati, cioè l'anziano che non cammina, non è autosufficiente, più o meno solo, eccetera, eccetera, quello è già monitorato. No, tutti, anche gli anziani benestanti, non è un problema di soldi solo, non è un problema di giustamente diceva Livio Chiarot, di solitudine, di relazionalità, di rapporto con la comunità. Io questo lo farò, naturalmente, tu dai il servizio, li contatti tutti se ti autorizzano, perché prima di tutto la libertà, ovviamente, se vieni autorizzato a occuparti di, tu chiami, vedi, perché questo poi ti dà anche il report giornaliero, perché quello che succede poi è che questi contact center, che questo servizio ti dice dei 30.000 anziani veneziani contattati, l'87% stanno bene, il 13% ha problemi di un tipo, ha problemi di un altro, e contribuiscono a indirizzare poi le politiche. Allora c'è un problema del consegna a domicilio delle derrate alimentari, allora
se questo è un problema che riguarda l'1% è una cosa, se riguarda il 25% occorre fare degli accordi con i supermercati, con i negozi, per la consegna a domicilio, la consegna a domicilio dei medicinali, i servizi anche la sera per quanto riguarda il medico, eccetera, eccetera, l'assistenza, eccetera, eccetera. Cioè, il monitoraggio quotidiano ti consente di impostare le politiche. Questa io la faccio, l'ho già fatta a Roma con Linea Amica, la farò a Venezia con Siamo con te. Anziani, veneziani, ci siamo. Il comune, la comunità, la Venezia buona, gentile, c'è. Altre domande? Prego. Allora, mi rilasciavo all'inizio quello che dicevi sul fatto che, diciamo, le amministrazioni precedenti, centrosinistra, hanno fatto poco per gli anziani, no? Siccome questa è stata spesso anche una fonte di polemiche politiche, cioè il fatto che si spendesse troppo per la spesa sociale da parte delle amministrazioni, spesso è stato anche... tu sei stato lungo... Sai, se spesa sociale, se spesa sociale e dare i soldi ai centri sociali, si è speso troppo e male. Se spesa sociale è mettere i soldi per comprare in rivolta, questo è cattiva spesa sociale. Se spesa sociale è buttare via troppi soldi sulle cosiddette cooperative sociali, di variamente e univocamente colorate, questo è, si è speso troppo e male. Cioè si è fatta troppa politica sulla spesa sociale e troppo pochi servizi. Cioè si è vista, come fa sempre la sinistra, si è vista la spesa sociale come fonte di acquisto del consenso e non della fornitura di servizi. Io sono di un'altra scuola, io il consenso non lo compro con i soldi pubblici. Io prima do i servizi, facendo delle battaglie, e penso che il consenso venga dalla soddisfazione dei cittadini, dalla soddisfazione dei clienti. Non compro il consenso. Per questo voglio vendere tutte le case pubbliche agli inquilini. Lo ricordo, l'altro, due giorni fa, uscendo di casa, una signora di Saccafisola mi ha fatto una carezza e in veneziano mi ha detto mi vivo a Saccafisola da 50 anni e voglio comprare le case. Io voglio i cittadini liberi, non sudditi. E quindi i servizi vanno forniti perché i cittadini veneziani siano contenti e felici e liberi di decidere chi votare, chi non votare, come vivere, come non vivere, liberi. Quindi basta con le cooperative sociali più o meno finte, che non producono servizi ma producono semplicemente reti di potere. E sappiamo tutti a cosa mi riferisco. Chiaro?